Gentili amici, vi diamo il benvenuto nella nostra trasmissione L'altra voce. Ogni tanto vogliamo ricordarvelo che L'altra voce si propone ed è, si è proposta di essere quella voce dei cristiani evangelici, biblici, cioè quelli che credono fermamente nella parola di Dio. E questo è qualcosa che ci onora e spero che possa essere sicuramente di vostro interesse quello che vi proporremo ancora in questa trasmissione. Stiamo parlandovi dell'Evangelo perché e in modo particolare delle parabole di Gesù. Ve l'avevo già preannunciato nella trasmissione precedente. Intanto vi presento i pastori presenti in questa trasmissione, pastore Antonio Verrillo, Michele Romeo e Enzo Esposito. A questo punto leggiamo subito e diamo inizio col testo biblico. Leggiamo dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versi da 11 a 24, la parabola del figlio al prodigo. Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta», e il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in un paese lontano, e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli incominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé disse, «Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati». Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse e gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi, «Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare gran festa. È una parabola meravigliosa. È una delle più belle che mostra l'espressione dell'amore di Dio e tocca anche il problema della gioventù in un certo qual modo. E allora vogliamo iniziare subito con una domanda che appunto noi col sistema delle domande sviluppiamo l'argomento e vogliamo rivolgere al pastore Antonio Verrillo. Perché questa parabola propone degli spunti particolari che riteniamo proprio per i giovani? Si dice che il giovane, l'età giovanile è sempre un'età problematica, però stiamo attenti perché questo è veramente un brutto periodo. La peggior cosa di questo periodo è che il progresso sta minando le basi del progresso, cioè chiariamo bene una cosa, quello che porta progresso ad una civiltà è la famiglia, è il lavoro, è la scuola, è la ricerca. Ora siamo arrivati ad una situazione invece in cui si parla di tanto progresso, ma questo progresso sta distruggendo la scuola e vi rendete conto anche di non vivere nella scuola. Basta rendervi conto di quante riforme, pseudo riforme, cripto riforme, cioè riforme strane, misteriose si fanno. La famiglia oramai è minata alla base. Non so se voi state seguendo, oramai la Cassazione non è più una rivelazione biblica, non c'è più un fondamento morale, è la Cassazione che decide che cos'è la famiglia, a chi si affidano i figli, se i coniugi si separano, se è possibile convivere, non convivere. C'è uno sfascio. Oltre alla famiglia, il lavoro. Non c'è una crisi di lavoro enorme, avvilente. Quindi questo progresso sta buttando giù le basi di quello che produce progresso. I giovani vivono in questa crisi. Allora, non è più la solita crisi giovanile che va avanti di età in età, di secolo in secolo, ma è una particolare crisi questa qua. È una crisi che fa parte di un progetto molto più ampio. Noi potremmo dire che effettivamente ciò che era stato predetto da un apostolo quale Paolo, che dice, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti,
amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Ebbene, tutto questo è quello che si sta realizzando in questi giorni. Qual è la situazione di questi giorni detta per sommi capi? Prima di tutto, una fragilità della struttura familiare. Questo giovane dice: padre, dammi ogni cosa, la parte dei miei beni che mi spetta e me ne vado. Cioè, il giovane oggi non riesce più a stare in casa. Se sta in casa o sta davanti al televisore o sta davanti al videogioco, sta al telefono. Non ha più il senso della famiglia, della DOMS, cioè dell'ambiente familiare, del colloquio, del rispetto con il genitore, del consiglio del genitore. Il giovane riceve consigli, il giovane riceve informazioni su come vestire, su come comportarsi, dalla televisione, dai mass media. Non è più la famiglia il luogo, il centro di formazione. Il giovane non crede più che la famiglia possa essere luogo di formazione e tende a uscire dalla famiglia. L'altra cosa è che questo giovane vive dissolutamente, sperpera ogni cosa, ma questo è molto più profondo oggi, è molto più abominevole oggi ed è un avviso che si dà a giovani, noi vogliamo dare a giovani. Oggi il giovane non riesce più a divertirsi soltanto, oggi vuole sballare, oggi vuole sfrenarsi ed allora... E giovani, non vi stancate di sentire sempre le stesse cose, ma quando noi insistiamo, la droga, l'alcol, il sesso, sappiate, noi ve lo diciamo con tutta la forza che nel nome del Signore possiamo mettere in questo, sono oggetti che vi perdono, sono oggetti che vi distruggono, salvatevi da questa perversa generazione. E poi dopo si approfondirà la parabola del figlio perduto, più del figliol prodigo, questo è un figlio perduto, che poi dopo il padre ritrova, come si approfondirà. Ma sono queste cose che buttano alla perdizione. Oggi si crede, e la maggior parte dei giovani pensano di poter vivere, ogni giovane vuole vivere come se fosse una telenovela. Ogni giovane vive la sua esistenza come una telenovela. Quindi non c'ha più un suo io, c'ha un io ideale, cioè mi devo rifare il naso, mi devo rifare il trucco, mi devo rifare altre parti del corpo, e c'ha un io monetario. Tutti i giovani oggi si sentono pezzenti. Ma in realtà non perché soppezzenti, ai tempi nostri abbiamo conosciuto veramente la fame, ma soppezzenti perché di tanti strumenti che stanno attorno, macchine, mezzi di comunicazione, loro vorrebbero sempre di più, perché questa età del consumismo vuole dare sempre di più. E sto giovane chiede: padre dammi, padre dammi, padre dammi. E guai a quel padre che non vuole dare o che non può dare. Si finisce con l'ammazzare anche i padri. Sono stati casi in cui hanno ucciso i padri. Questa è una situazione molto tragica, estremamente tragica. E partiamo da questa situazione per approfondire quello che Gesù ha da dirci. E quel padre, una famiglia tranquilla, una ottima famiglia, pare che questo padre avesse soltanto due figli, e questo più giovane chiede, vuole la parte che gli spetta, ci sarebbe tutto da discutere anche su questa spettanza, ma non abbiamo il tempo di approfondirla, però possiamo ricevere già un insegnamento da questa parabola, soprattutto come genitori, quando contrastiamo, vogliamo contrastare, giustamente contrastiamo certi atteggiamenti, il padre gli dà e lo fa andar via. E vorrei che il pastore Michele Romeo ci dica quando è che poi il giovane che si è preso, si è venduto tutto, indubbiamente ha realizzato del denaro, non si porta dietro la proprietà, non se la può portare, è stata quantificata, è stata, diciamo, cambiate in funzione di quello che è il denaro, perché non poteva trasportarsi né gli ettari di terreno del padre né la casa. Quindi ha venduto, si è preso i soldi, ha fatto il suo bagaglio e se n'è andato felice e contento. Finché, Michele? C'è un verso della parabola che è la chiave in cui ci apre le porte per vedere quando comincia la difficoltà. E quando cominciano le difficoltà nella vita dei giovani? Dice il verso: quando ebbe speso ogni cosa. E vorrei sottolineare questo aspetto, quello che qualcuno ha definito il pericolo delle tre S: soldi, superbia e sesso. Quando questo giovane lascia la casa del padre, chiaramente nelle sue tasche c'è questo piccolo tesoro, questo patrimonio dato da quello che era forse il lavoro, il sacrificio della sua famiglia. E lui si
avventura in quello che sono gli spazi che la società gli presenta e gli rivolge, chiaramente la fa da padrone, perché con i soldi chiaramente lui diventa superbo, perché sappiamo che quando ci sono tanti soldi le persone cominciano a guardare gli altri simili dall'alto in basso, con i soldi possono comprare, e la parola di Dio dice che pure quando ci sono molti soldi ci sono anche molti amici e mangiatori di essi. È facile avere amici quando si è ricchi, perché certamente c'è la possibilità di sfruttare qualcosa, di avere qualcosa, e certamente questo lo possiamo vedere in quello che io definisco la miseria del ricco, cioè avere tutti questi lecchini ai piedi che gli gironzano, però nel profondo del loro animo li odiano, li detestano, ma siccome hanno bisogno, siccome devono inzuppare qualche biscotto in questo latte che sembra dolce ma che poi alla fine rimane la delusione nell'animo, allora praticamente sono lì tutti vicini. Poi chiaramente con i soldi e il successo, la superbia, si passa a quello che è poi, diciamo, la norma tra virgolette dei trasgressori, tra quelli che sono cosiddetti liberi, perché chiaramente il problema del figlio della parabola è proprio quello di non avere più un freno, di non avere più un padre che lo controlla, di non avere più una famiglia che gli dice: guarda, questo puoi farlo e questo non puoi farlo. Ora è sfrenato lì all'avventura, e chiaramente il sesso è una cosa che apre le porte oggi in una maniera così drammatica ai giovani, perché anche la nostra legge purtroppo ha stabilito che già da 14 anni in poi i giovani ragazzi sono liberi di poter fare sesso liberamente. Chiaramente quando vengono a mancare questi valori che diceva poc'anzi Antonio, quando di fronte al giovane oggi non c'è il lavoro, non c'è il valore della famiglia, non c'è il valore di un futuro, ma c'è dall'altro lato questa superbia, questo sesso che si può facilmente fare a tutti gli angoli della strada, ecco che chiaramente si sprofonda sempre di più, come si dirà più avanti. E soltanto quando si è speso tutto, quando si è provato tutto, alla fine noi ci ritroviamo come oggi ci ritroviamo, giovani sbandati, giovani ai margini della società, giovani che fanno veramente pietà. Il giovane pieno di soldi, pieno di boria, pieno di amici, con molto sesso, eccetera, eccetera, spende, 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 alla fine ha speso tutto, ma succede ancora qualche altra cosa, perché poi sono tutte le cose che girano intorno, la società, le situazioni. Allora vorrei rivolgere la domanda ad Enzo Esposito per dirgli: questo giovane quindi persa la testa, in pratica pensando di averla la testa, intesa in quello che è la saggezza, in quello che è l'esatta indicazione, quando è che rinsavì, quando ritrovò in un certo qual modo se stesso? Bene, si sarebbe portati a pensare che quando ormai era ridotto all'osso, quando non aveva più niente, quando aveva la fame e veramente desiderava addirittura dei siculique, dei porci che pasturava, si sarebbe portati a pensare che in quel momento il giovane, per la fame e ridotto veramente all'estremo, senta questo bisogno. Ma invece io colgo nel versetto che leggiamo al 17, ora ritornato a sé medesimo disse, colgo un aspetto ben più importante. Lui rinsavisce quando ritorna a se stesso, quando ritorna a quello che diceva il fratello Verrillo, a quei valori che ha trascurato, ha lasciato, non ha dato la giusta importanza, a quei valori della casa, della famiglia, a quei valori della società sani, che sono invece la vera ricchezza per un giovane e per chiunque vuole vivere bene, soprattutto spiritualmente e cristianamente, in una società. Quando ha smesso di pensare che tutto ciò che sembrava che fossero le cose migliori, tutto ciò che fosse il meglio della vita per un giovane, si è reso conto che quelle cose non sono buone più, quando è rinsavito e si è reso conto che lui credeva poco, che aveva a casa sua, era invece il massimo della parte più importante, quando rinsavisce in se stesso,
è il momento in cui ritiene che lui ha capito che quei valori che ha lasciato sono i veri valori e i veri valori anche della sua propria stessa vita. Quindi non è più, i valori non sono più un fatto di soldi, di sesso, di quelle di cui stavamo parlando ripetutamente prima, ma i veri valori sono quelli che si hanno dentro, sono i valori morali, i valori che danno veramente forza, sostanza e dignità all'essere umano. Quando ha capito che ha perso la sua dignità e l'ha ritrovata, in quel momento lui è rinsavito. E dice un'altra frase molto importante in questo versetto. Dice: io mi leverò e andrò a Padre mio. Sì, perché se l'uomo non cade in basso, se l'uomo non si rende conto che è veramente caduto in basso, molte volte non rinsavisce. Dobbiamo dire purtroppo, si usa dire se prima non batte la testa, la fronte di fronte al muro, non si rende conto che si può far male. Ecco, in quel momento, in quel mi leverò, e in quell'umiltà di dire io non voglio ritornare a casa con l'arroganza di prima con cui ho detto dammi ciò che mi spetta, non torno più a casa dicendo io riprendo quello che mi spetta, ma nell'umiltà di dire io non voglio nemmeno essere più un tuo figliolo, ma fammi essere membro di questa famiglia in cui, di questa casa in cui stavo bene, come l'ultimo dei servitori, quando questa umiltà, quando questa presa di coscienza della propria dignità umana vengono in lui, allora possiamo dire che è veramente rinsavito e fa il passo giusto. Si leva, perché l'uomo si deve levare da quelle che sono le sue bassezze, deve riguardare ai suoi valori veri, intrinsechi, quelli che Dio ha stabilito nella creazione e soprattutto deve ritornare al Padre. Allora, la fame, l'appetito, la mancanza di quella pulizia, di quell'assistenza, di quella casa, ecco, prima o poi lui riscopre la perdita di quei valori, abbiamo sentito, e ha la decisione, fa la decisione, io mi leverò, abbiamo sentito, e me ne torno a mio padre, che lui ha tanti operai salariati che stanno bene, non vanno in cassa integrazione, stanno tutti quanti bene, questo padre era un padre ricco, questo padre che noi conosciamo è particolarmente ricco e fa questa sua decisione finalmente di ritornare a suo padre. Antonio, come lo accoglie il papà? E qui c'è, diciamo, tutta quello che dice Cristo Gesù, la soteriologia biblica, cioè il discorso intorno alla salvezza. E a mano Gesù fa anche un'analisi molto sottile del travaglio che accompagna chi comincia a rinsavire, chi comincia a dire io ho la possibilità di ritornare a Dio, c'è una pace in Dio, c'è una ricchezza in Dio che io purtroppo ho perso. Io vi dico nella mia esperienza di professore che ho visto tanti ragazzi, purtroppo non molto, ma tanti ragazzi che, sapendo che sono un pastore, mi hanno anche chiesto come si può conoscere Dio, com'è possibile uscire dalla situazione nella quale mi trovo, perché noi vediamo a volte giovani, anche quasi adolescenti, pensiamo che siano lì usciti dall'innocenza e invece stanno veramente in delle situazioni abominevoli, in delle situazioni tragiche. Allora dice Gesù, mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Cioè, c'è un star lontano con il desiderio di accostarsi, uno stare lontano con l'intenzione di voler andare avanti a Dio. Sappilo, fallo questo primo passo. Se in te c'è questo desiderio di volerti accostare a Dio, di uscire dalla droga, di uscire dall'alcol, di uscire dalla sfrenatezza sessuale, qualunque sfrenatezza sessuale, di uscire da questa esigenza che hai di possedere, di volere, di sentirti ricco, sappi che se in te macera, ti tortura qualcosa, Dio ti sta guardando. Dio ha compassione di te. Ora, come si manifesta? Come avviene? Che cos'è la salvezza? Che significa che sei salvato? C'è una prima cosa, una cosa che si chiama giustificazione ed è la giustificazione per fede. Paolo dice, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Questa accoglienza così ricca del Padre, il Padre che bacia e lo ribacia, il Padre che dice portate la veste più bella, rivestitelo. Mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, senza entrare nei dettagli, questo significa una potenza che c'è in Dio,
una ricchezza che c'è in Dio. Anche se Dio dà, Dio non si impoverisce. Anche se Dio dà, Dio non perde ciò che ha. Dio ha la possibilità di dare, di poter dare sempre di più di quello che sta dando, di quello che è già dato. Allora c'è questa giustificazione per fede. Io credo Dio. Io credo che ho sbagliato, io credo che ho peccato, io credo che non è vita questa. Dillo davanti a Dio, sarai giustificato, sentirai questa potenza che ti tira fuori. Dopo c'è la rigenerazione, o in greco metanoia, cioè dentro di te la presenza dello Spirito Santo comincia a creare una nuova possibilità di vita, quei valori che sono stati persi, quei valori di cui abbiamo parlato, quel fondamento etico dell'esistenza, Dio comincia a porlo in te, tu sarai una nuova creatura. E allora questa è la parte di Dio, a parte dei. Poi c'è a parte omini, cioè quello che tu devi fare, ed è la conversione. La conversione dietro fonte. Lascia quegli amici, lascia quelle amicizie, lascia quel modo di comportarti, lascia e abbi la forza di lasciare quel modo di pensare. Dio ti dà la potenza di poterlo fare, Dio ti riveste di queste cose. Tu avrai quella pace, tu avrai presenza di Dio, tu avrai comunione spirituale, tu avrai aiuto ministeriale. Convertiti e dopo di te, dopodiché puoi iniziare una via di santificazione. C'è santificazione in Cristo Gesù, nel senso che si accusa noi evangelici di non credere nei santi. Noi invece siamo proprio coloro che crediamo nei santi. Cioè noi crediamo di essere santificati in Cristo Gesù. Cioè noi crediamo che la santità è proprio il dono che ci dà Dio in Cristo Gesù. Il santo non è colui che sta là e che sta a implorare Dio. Il santo è colui che qui deve impegnarsi a vivere la volontà di Dio. Il santo è colui che qui deve mostrare e dimostrare con la potenza della conversione che ci viene da Dio che esiste Dio, che si crede Dio e che è testimone di questa potenza di Dio. È questo cammino che noi facciamo, restando uomini, questo cammino che noi facciamo raggiungendo quello che può essere il massimo della nostra perfezione, ma nel massimo della nostra perfezione c'è sempre la nostra imperfezione umana. Per cui noi sappiamo che abbiamo sempre bisogno di Dio, perché quando siamo perfetti, siamo sempre uomini imperfetti. Allora in questo abbandonati nelle mani del Padre e quindi l'Eterno saprà liberarti. Abbiamo soltanto pochi minuti a disposizione, l'argomento avrebbe richiesto maggiore approfondimento. Allora ritorniamo a quella che è la parabola, il papà che lo aspetta per due ragioni sicuramente, uno per l'amore di quel figlio di cui non si è dato mai parlato pace, che se n'è andato di casa sua, e un altro per l'esperienza, che sa che quel figlio dovrà pure tornare perché conosce molto bene quello che avrebbe incontrato questo figlio. Allora il figlio ritorna, gli mette un nuovo vestimento, gli fa mettere un anello al dito, lo accetta non come un suo operaio, ma lo riaccetta come figlio e fa una festa. Enzo, perché una festa? Vabbè, questo è un tema straordinario che meriterebbe qualcosa a parte, invece sintetizzerò perché devo lasciare spazio anche al fratello Michele. È il tema dell'amore. Il tema dell'amore, perché dico il tema dell'amore? Perché è tutto il piano della redenzione di Dio, che è amore ed è festa al tempo stesso. L'abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti, c'è festa in cielo per un peccatore penitente e ravveduto. L'amore di Dio è questo, non essere egoisti, ma essere partecipi delle sorti dell'altro, del prossimo, o far partecipe della propria gioia. E questo è il tema dell'amore, un amore che esula dall'egoismo. L'amore di Dio è questo, il suo stesso sacrificio del figliolo, il sacrificio stesso di Gesù Cristo è un qualcosa che ha superato l'egoismo per l'amore verso il prossimo, e questo amore lo si esprime con la gioia e con la festa. E quindi questa festa che ricorre nelle parabole, ma ricorre in tutta la parola di Dio, nel tema della redenzione dell'uomo, è proprio l'espressione dell'amore di Dio e del non egoismo, quindi della partecipazione delle proprie cose e quindi della propria gioia con gli altri, o del partecipare con gioia alle gioie degli altri senza invidia. Allora Michele, gli diamo di concludere con un pensiero spirituale come incoraggiamento ai giovani e non giovani, per tanti figliuol prodighi che possono tornare nella casa del Padre. C'è un detto pubblicitario molto importante che ascoltiamo spesso per televisione, che dice: prevenire è meglio che curare. Questo lo diciamo in chiusura per chiarezza, perché molti
potrebbero pensare, vabbè, c'è tempo, c'è stato tempo per il figliol prodigo, per rinsavire, vorrei non darvi una falsa speranza, una falsa illusione. C'è tempo, certamente. Quel padre che ha sempre la speranza nel cuore, che il figlio ritorni, certamente nella parabola viene premiato. In quella che è la realtà della vita quotidiana, vediamo molto spesso che è un po' diversa. Personalmente ricordo proprio, mi viene alla mente proprio mentre parliamo di questa, di questo racconto, di questo meraviglioso racconto biblico di tre giovani che ho conosciuto personalmente. Erano ormai giovanissimi, il più vecchio, tra virgolette, aveva 20 anni. Ebbene, erano talmente, come diceva prima Antonio, certi giovani nella loro gioventù, nella loro giovinezza, si sono già talmente fatti avvinghiare, legare da certi legami che purtroppo, anche volendo, non sono riusciti a ritornare al padre. E ricordo un giovane che era anche sposato, aveva anche i figli, nel momento in cui si è accorto che non c'era più possibilità, perché ormai era così legato a doppio filo, con giuramento, in una banda di camorristi, nel pensare che ormai aveva fatto una scelta sbagliata, non potendo più ritornare indietro perché non glielo permisero, alcuni anni fa si dove sparare un colpo alla tempia e morire. Altri due giovani che sono venuti da me volendo speranza, purtroppo anche questi hanno dovuto fare una brutta fine, sono stati, appartengono alla lista di quei morti ammazzati, infiniti, che purtroppo lacera la nostra società. Ecco perché, rivolgendomi, e spero ci siano dei giovani a vederci e ad ascoltarci, noi vorremmo dirvi cose più belle, cose più dolci, ma la realtà è questa. Può essere troppo tardi pensare che un giorno possiamo rinsavire. Prevenire è meglio che curare. Dice la parola di Dio, giovane, rallegrati pure, fai quello che vuoi, ma sappi che prima o poi quel peccato, quella trasgressione, quel male che tu semini ti ritroverà e tu raccoglierai il male. E molti seminano il vento e raccolgono la tempesta. Questa è la realtà di molti giovani. L'altra voce vuole essere un monito, ma una voce di speranza. Previeni quello che può succederti fra un mese, fra un giorno, fra un anno. Non lasciare i valori che Dio ci ha insegnato nella sua parola. La famiglia, il lavoro, l'educazione sono beni che difficilmente si possono recuperare quando si sono perduti. È meglio custodirli molto gelosamente nel cuore. C'è un verso della parola di Dio che esorta i giovani e dice: come farà il giovane a rimanere puro? Ed è una domanda in questa nostra... Come fa un giovane a rimanere puro? La risposta è nella parola di Dio, guardando, prevenendo intorno alla sua vita tramite la parola di Dio. In questa parola c'è il bene, c'è la vita. Scegli la vita e vivrai. E io voglio invece concludere con una parola agli anziani, ai genitori. Si è parlato di giovani, ma uno delle, diciamo pure, delle qualità che il giovane ha ricordato di come si stava nella casa del padre. E questo mi fa dire delle parole che vorrei che voi recepiste. Perché quando c'è una vera famiglia, e anche questo è un discorso che andrebbe fatto, quando c'è una vera fede, un timore di Dio, allora c'è anche l'aiuto di Dio e i giovani possono tornare alle proprie case. L'altra voce vi saluta. Prossima trasmissione parleremo di un'altra parabola di Gesù, il gran convito. Stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. Enzo Esposito, Michele Romeo, Antonio Verrillo e Remo Cristallo vi salutano. Dio vi benedica.